Le parole chiave dell'edilizia nel 2018. Allora, inizio dalla parola città. La parola città inteso come recupero dei territori. Dobbiamo estendere la scala del recupero agli interi tessuti urbani. È un recupero non soltanto edilizio, è un recupero sociologico, è un recupero ormai fondamentale. La seconda parola è sicuramente digitalizzazione. Stiamo vivendo un passaggio epocale, un passaggio importante, dobbiamo andare a maturazione di questo passaggio. La terza parola che racchiude, che comprende anche la seconda, è la parola rete. La rete è fondamentale, la digitalizzazione prevede che la filiera si muova compatta. I professionisti devono iniziare a parlarsi tra di loro, devono lavorare in rete, siamo piccoli, abbiamo piccole strutture, dobbiamo metterle insieme, dobbiamo parlare con i costruttori, dobbiamo parlare con i produttori. La parola rete è fondamentale nell'edilizia del 2018. Quali sono gli scenari che escono dal lavoro della giuria del concorso Being Digital Awards? Allora, i progetti premiati sono progetti di qualità nelle singole categorie, differenti tra loro. Ma sono progetti che hanno delle peculiarità. Onestamente devo dire, avendo guardato l'insieme dei progetti candidati, emerge anche forse una difficoltà chiara ed evidente a tutti gli operatori del settore di portare a regime la digitalizzazione. Alcuni progetti insomma, pagano alcune criticità importanti. Io rappresento qui la categoria degli architetti, devo dire che forse la standardizzazione del progetto non porta a grandi risultati da un punto di vista architettonico e questo è abbastanza evidente. C'è però un altro dato invece positivo che è insito nelle categorie che sono state individuate. Il BIM, in generale il termine della digitalizzazione, viene utilizzato anche nel campo del recupero. Consideriamo che l'80% dell'attività professionale in Italia è sul campo del recupero, quindi questa è un'ottima cosa. Ci sono, alcuni sono stati premiati, anche dei piccoli interventi che sono la dimostrazione che il digitale non è soltanto per i grandi progetti, ma può essere calato anche all'interno dei piccoli interventi che caratterizzano il grosso del lavoro dei nostri studi professionali. L'ambiente costruito 4.0 dovrebbe avere due caratteristiche. Dovrebbe essere parlante, cosa che oggi non è, quindi le superfici, gli intonaci, tutto lo spazio che è intorno a noi dovrebbe poter comunicare, raccontare come sta, raccontare che benessere ci deve trasmettere, come rendere confortevoli i nostri luoghi di vita, anche nello spazio pubblico. E poi dovrebbe avere memoria. Questo è l'altro tema. La memoria di ciò che siamo stati, i fattori di intimità, di storia e anche gli elementi sociali che raccoglie. Perché il pericolo che le nuove tecnologie producano un distacco tra quello che sono i luoghi di vita, i valori che noi attribuiamo ad esse e il loro significato intrinseco materiale è sempre più forte. La selezione dei progetti del premio Digital and BIM 2018 ha messo in luce una condizione di sviluppo importante del settore, perché da un lato siamo in una fase di transizione dove questi approcci di metodo di progetto stanno attecchendosi su una realtà che è sicuramente anche in crisi per certi scenari delle costruzioni, ma è anche in forte sviluppo per quelli che possono diventare invece gli attributi, i valori che riguardano anche le dinamiche sociali, le nuove dinamiche degli edifici specialistici che possono permettere. Sicuramente è un momento di grande interesse perché le tecnologie si sovrappongono, i processi di formazione invece rimangono forse l'elemento più fragile. Non abbiamo probabilmente gradi di competenze come vorremmo, prevederemmo di vedere delle attribuzioni specialistiche molto più identificate, vorremmo che le imprese fossero più collegate ai progettisti, però i progetti dimostrano che ci stiamo credendo, che anche l'Italia in questo settore sta crescendo. Il Digital and BIM Award 2018 si pone naturalmente come evoluzione in continuità con l'edizione dell'anno precedente, che ovviamente è stata anche la prima. Ciò che si può dire è che il campione delle proposte presentate sia assolutamente rappresentativo della condizione attuale del mercato, sia dal punto di vista della natura degli interventi edilizi infrastrutturali. Dal punto di vista dimensionale, piccoli, medi e grandi interventi relativamente agli edifici pubblici e privati,
e anche in merito all'intervento di nuova costruzione o sul costruito, ma sostanzialmente questa rappresentatività testimonia diciamo ciò che una lenta ma progressiva evoluzione del mercato sta producendo in materia di digitalizzazione del settore delle costruzioni e dell'immobiliare. Quello che sostanzialmente tuttavia emerge in senso prospettico, se vogliamo anche problematico, è che naturalmente la cultura del dato oggi si esplicita prevalentemente nella dimensione geometrico-dimensionale, laddove ovviamente esiste anche, ancora più importante, una dimensione alfanumerica. Ciò significa che ovviamente sarà necessario nei prossimi anni, anche in considerazione degli obblighi legislativi che avanzano e si prospettano all'orizzonte del 2019, avviare serie campagne informative e formative, anzitutto a cura delle rappresentanze dell'Accademia. Tuttavia, quello che senza tema di smentita si può affermare è che il livello medio delle proposte presentate sia sicuramente in progresso, in evoluzione, appunto rispetto anche all'edizione scorsa, e analogamente a quanto accade negli altri paesi, sia possibile restituire dunque un quadro abbastanza confortante, che tuttavia appunto vale soprattutto per una serie di indicazioni anche problematiche che suggerisce e che naturalmente Digital & BIM Italia propone e porrà all'attenzione del mercato degli operatori sia a livello professionale sia a livello imprenditoriale, oltre che naturalmente in sede universitaria. Direi che quindi la commissione, la giuria abbia operato con piena soddisfazione. Si tratta oggi però di non, diciamo, individualizzare gli esiti, nel senso che al di là del merito dei soggetti che giustamente sono premiati, è importante sottolineare la valenza generale di ciascuno di questi progetti o di ciascuna di queste proposte, in modo tale che appunto si possa fare disseminazione e si possano introdurre delle metriche. Ambiente costruito 4.0 in realtà assomiglia a una sintesi, forse impropria per alcuni aspetti, tra un tema che è quello della transizione del settore dell'industria delle costruzioni verso appunto il settore e l'industria dell'ambiente costruito e i portati della quarta rivoluzione industriale. Naturalmente ciò che veramente conta in prospettiva è che questi primordi, questi tentativi embrionali di digitalizzazione del settore sostanzialmente preludano a due aspetti fondamentali: un cambiamento nell'identità degli operatori che divengono sempre più legati alla cosiddetta servitizzazione, cioè all'erogazione di servizi, e soprattutto una evoluzione, se vogliamo, disruptive, quindi diciamo sconvolgente per alcuni aspetti, della natura del prodotto immobiliare, che diventa esso stesso veicolo produttivo per incrementare e ottimizzare, diciamo, la produttività degli abitanti, dei lavoratori, dei viaggiatori e così via. Questa è la dimensione assolutamente rivoluzionaria che in qualche modo si evince anche dalla locuzione Smart City e che avrà a che fare con la rigenerazione urbana dei prossimi anni. I tre must dell'edilizia nel 2018 per me si possono riassumere in queste tre parole, in tre concetti chiave. Innanzitutto team, sempre di più dobbiamo imparare a lavorare in sinergia con tutta la filiera, che parte dal committente fino ad arrivare all'ultimo degli arredatori sul nostro prodotto. E controllo analitico è la seconda parola chiave, ovvero sia tutti i rappresentanti della filiera devono imparare ad avere sempre di più un controllo serrato sui costi, sull'organizzazione e sulle decisioni prese in cantiere. E terza parola chiave è digital che sotto forma di IoT sta ormai entrando sempre di più all'interno dei nostri processi e all'interno dei nostri prodotti. Solo se riusciremo a tenere sotto controllo anche questa enorme valanga di dati che arriva, riusciremo a passare da un'edilizia di tipo qualitativo a un'edilizia di tipo prestazionale. Abbiamo appena terminato con la giuria la valutazione dei numerosi progetti che sono arrivati al Digital & BIM Awards.
È stato con piacere che abbiamo verificato la numerosa presenza di tanti attori che hanno voluto presentare cose molto innovative per tanti aspetti, da quelli più del software a quelli più della schematizzazione del processo, e questo dà un indice positivo di come il BIM e la digitalizzazione stanno ormai entrando nel nostro settore e ne diventeranno sempre di più una parte preponderante. Dall'altro aspetto, come rappresentante dei costruttori, non ho potuto non accorgermi di che la verifica della digitalizzazione all'interno del processo costruttivo ancora non porta grandi risultati, o comunque poche persone si attivano su questo tipo di settore. È un settore che ha bisogno di grande espansione e che potrebbe dare infiniti risultati. Se dovessimo circoscrivere l'ambito della produzione edilizia con tre parole chiave, probabilmente non potremmo prescindere dal termine digitalizzazione, che non ha soltanto la valenza di una cogenza, la normativa ne sta parlando, ne sta introducendo i limiti, i termini e l'applicazione, ma è un qualcosa che sicuramente può portare e deve portare un vantaggio nella produzione generale. Un altro termine che potrebbe essere individuato per circoscrivere questo ambito è quello della continuità. Una delle tematiche che portano con la digitalizzazione verso la transizione digitale è quella di avere un timore, una paura di dover imparare cose nuove o fare o applicare leggi o regolamenti differenti. In realtà con continuità si vuole proprio immaginare la possibilità di continuare a fare quello che si faceva in meno tempo e forse meglio. Una terza parola per me potrebbe essere autonomazione, possibilità di, in sintesi per le prime due, avere la capacità di riuscire ad applicare i temi della digitalizzazione con una sorta di umanizzazione di quello che viene prodotto, quindi una ricerca sicuramente improntata alla tecnologia, però con un controllo che è sempre in capo, per fortuna, all'essere umano. I lavori della commissione che ha giudicato le proposte pervenute per il Digitale BIM Award del 2018 sono stati quantomeno interessanti. Interessanti perché hanno dato la possibilità di individuare un quadro che è significativo per quanto riguarda l'adozione dei processi di digitalizzazione di Building Information Modeling in questo momento nel contesto italiano. E si può sicuramente evincere una buona propensione al cambiamento. Fare BIM vuol dire prima di tutto immaginare una transizione culturale, e le attività professionali che hanno partecipato hanno dimostrato quantomeno un impegno e una consapevolezza in quello che stanno producendo. Da un altro lato si può evincere anche però una certa lentezza nell'adozione, che è dovuta a svariati motivi, tra cui proprio quello di cominciare a capire quali sono i percorsi migliori che possono portare a un'ottimizzazione dei risultati senza un impiego di risorse che al momento è ancora un qualcosa che non è facilmente quantificabile. Rigenerazione, recupero e ristrutturazione credo che siano tre termini corretti proprio per questo concorso, proprio per il fatto che, diciamo, il patrimonio edilizio italiano principalmente si compone di questi tre termini, quindi edifici che devono essere assolutamente ricostruiti, ristrutturati e riutilizzati, e lo strumento, in questo caso il BIM, mi pare uno dei migliori e più adatti proprio per questo tipo di intervento. Chiaramente penso che dietro questo strumento ci deve essere sempre il pensiero e l'essere umano, che deve generare chiaramente e ordinare tutto questo processo. E credo che un po' l'equivoco potrebbe cadere proprio in questi termini, ovvero sia l'uomo e con la sua intelligenza riesca in qualche modo a governare questi processi, e io credo che questa sia la strada, e questo concorso sta andando esattamente verso questa linea. Questo concorso, come elementi di novità, credo che abbia fatto emergere come sia importante avere la capacità di mettere insieme le varie competenze, quindi è un nuovo modo di pensare, di ragionare e di lavorare, ovvero sia le diverse competenze, ognuno per propria parte, tra ingegneri, architetti e quante altre persone possano partecipare a questo, diciamo, percorso, credo che sia l'elemento fondamentale, e è tutto da costruire, perché abitualmente si è sempre pensato ognuno di lavorare per propria parte. Invece io credo che questo rappresenti proprio una nuova frontiera, proprio per cercare di fare un lavoro corale insieme alle forze di ognuno, e quindi
forse per far emergere questo senso proprio di appartenenza. Questo credo che sia uno degli elementi importanti e tutti i vari progetti che sono stati realizzati vanno forse proprio in questo senso, qualcuno di più, qualcuno di meno, a seconda delle diverse accezioni, però credo che lo spirito sia questo. Le tre parole chiavi dell'edilizia sono sicuramente innovazione, ottimizzazione e quindi digitalizzazione. Se per edilizia intendiamo tutto quell'insieme di processi, di progetti, di attività che comunque conducono alla realizzazione di un prodotto finito, sia nuovo che riqualificato, innovare, appunto, digitalizzare e ottimizzare persone, processi e prodotti coinvolti significa sicuramente efficientare la catena della fornitura delle costruzioni. Il ritorno che ne viene è ovviamente per tutti gli operatori stessi, dai committenti che ottimizzano e quindi spendono meglio il loro denaro, per passare ai progettisti che meglio valutano le alternative progettuali, per le imprese che ottimizzano la catena di fornitura e quindi in qualche modo ottimizzano gli acquisti e riducono gli sprechi, e il vantaggio finale è quello di avere probabilmente delle opere compiute nei tempi previsti, con dei costi principalmente previsti e con una qualità dell'opera finale sicuramente superiore. Ecco, questo penso che sia il fine ultimo delle tre parole chiave dell'edilizia comunque definite. Le valutazioni che si possono fare a consuntivo, dopo appunto aver effettuato la valutazione dei contributi pervenuti al Digital BIM Award, sono sicuramente delle valutazioni positive. Positive perché in qualche modo testimoniano un inizio, almeno, o comunque anche un discreto livello di maturità dell'adozione del cosiddetto BIM anche da parte di organizzazioni di progettazione non obbligatoriamente vaste o enormi. Quindi da una parte si legge questo inizio e questo, anzi, consolidamento di questa pervasività del tema BIM negli studi di progettazione italiani, dall'altra e al contempo si legge quindi anche come le resistenze che in qualche modo hanno sempre ostato negli ultimi anni, in qualche modo ostano ancora al ricevimento dell'innovazione, mano a mano che cresce la maturità e la consapevolezza del tema si stanno abbattendo. L'industria delle costruzioni 4.0 sarà ovviamente un'industria delle costruzioni connessa, e questa considerazione è quasi una banalità. Quello che io penso è che la sfida per l'industria delle costruzioni 4.0 è attivare un processo di convergenza verso un sistema di classificazione e di standardizzazione del dato, finalizzato a far sì che tutte le informazioni che condividiamo attraverso sistemi digitali vengano interpretate nella maniera corretta. Il problema oggi è che non vi è consapevolezza di quelli che sono i processi che trasformano un dato in una informazione che risulta significativa all'interno di una specifica disciplina. Dire che il settore delle costruzioni deve evolvere verso appunto una tipologia di mercato industrializzato e connesso significa investire moltissimo nella informazione, ma soprattutto nella remotizzazione e nella portabilità del dato. Ora, nel momento in cui questo dato non è significativo all'interno di un contesto, perché manca di un idoneo sistema di standardizzazione, perché un sistema di codifica non è sufficientemente diffuso e ampiamente condiviso, espone diciamo il settore delle costruzioni al rischio di non poter capitalizzare l'investimento nella digitalizzazione. Il problema è che oggi dal punto di vista operativo viene risolto il problema della interpretazione del dato attraverso quella che è l'intelligenza artificiale. La mia personale opinione è che l'intelligenza artificiale deve essere scomodata nel momento in cui andiamo a sviluppare, ad indagare ambiti complessi e oscuri della disciplina edilizia. Su tutto quello su cui abbiamo già una disciplina consolidata è importante invece far emergere quelle che sono i processi di convergenza, appunto, e di classificazione e codificazione. Lo scenario che emerge dal Digital BIM Award 2018 è uno scenario incoraggiante dal mio punto di vista. Ovviamente ci sono molti progetti molto diversi tra loro per scala, per tipologia, per destinazione d'uso. Quello che personalmente mi ha colpito è avere la percezione che tutto un sistema di competenze digitali e di conoscenze anche metodologiche e strumentali si sta
progressivamente e magari anche, se vogliamo, lentamente, ma con un fattore di crescita importante, traducendo in prassi operativa. Penso che questo sia un dato estremamente importante per avere contezza del fatto che letteralmente la disciplina sta evolvendo e questo non può che essere un messaggio positivo. Per contro, quello che emerge dalla lettura dei progetti è, se vogliamo, l'estremo frazionamento dell'offerta. Voglio dire che da un punto di vista operativo manca, secondo la mia personale opinione, una implementazione in alcuni contesti nevralgici, come ad esempio i piccoli progetti. Abbiamo visto significative applicazioni nel settore delle infrastrutture, nel settore delle grandi opere, viceversa, perché davvero il mercato delle costruzioni, la disciplina progettuale digitale si diffonda, credo che sia importante avere anche un riscontro chiaro da parte dei progettisti, dei piccoli studi a livello di implementazione di soluzioni BIM. L'aspetto che invece mi ha colpito moltissimo è il fatto che, rispetto a quella che può essere un'implementazione di maniera, abbiamo avuto la chiara dimostrazione del fatto che il BIM non è più soltanto una semplice rappresentazione del progetto, ma entra a far parte del percorso progettuale, e questo credo sia un dato estremamente importante.